Ho letto una notizia che mi ha molto preoccupato. L'ha pubblicata The Guardian. L'autorevole giornale britannico ha riferito per bocca di Rasmussen, ex segretario generale della NATO, che ci sono dei paesi NATO già disponibili a fornire truppe per l'Ucraina da mandare in conflitto. Questa fa il paio con un'altra notizia preoccupante. L'Europarlamento la settimana scorsa ha votato la possibilità di utilizzare i fondi destinati al PNRR per scuole, ospedali e asili per fabbricare e mandare forniture militari, nuove armi, nuove munizioni. L'unica forza politica italiana che ha votato contro è il Movimento 5 Stelle. Noi dobbiamo opporci a questa deriva, a questa escalation militare, che ormai non ha confini. L'unica possibilità è quella di avere nuova povertà, distruzione e incertezza sul nostro futuro. Ci stanno trascinando in guerra e non ce lo dicono. E addirittura chi in questo momento si sta spendendo per un percorso alternativo, per negoziati di pace, come la Santa Sede, viene trattato con indifferenza se non insofferenza. Questo è il momento di parlare. Non possiamo rimanere in silenzio. Dobbiamo farci sentire, dobbiamo dire sì al negoziato, sì alla pace, sì al tentativo di dialogo per porre fine e dare un'alternativa rispetto a questa escalation militare che ci sta portando solo distruzione, povertà e sta rendendo sempre più precario e incerto il nostro futuro. Ritroviamoci tutti, non rimaniamo a casa, ritroviamoci alle ore 14, il 17 giugno, a Piazza della Repubblica, a Roma, per far sentire la nostra voce.